di quella roba di qua. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori che in questo momento si sono collegati per la partita della settima giornata del girone F di prima categoria della provincia di Enna. Oggi andrà in onda Barrese contro Riesi, un altro simil derby dopo quello avvenuto contro il Mazzarino alla seconda giornata, dove la Barrese ha perso per 2-1. Ricordiamo che settimana scorsa la Barrese, anche con un'ottima prestazione, però non è riuscita a sfatare il tabù delle partite fuori casa, ha perso per 1-0 contro la formazione del Gela. Barrese che si trova penultima in classifica con solamente 5 punti, e invece il Riesi, che in questo momento il fanalino di coda del girone F, una partita che vale tantissimo sia per entrambe le squadre, in quanto entrambe cercheranno di portare a casa i 3 punti per risollevare la propria situazione di classifica. Ricordiamo che per la Barrese c'è stato un ritorno in porta da parte di Alessio Salamone, che oggi partirà titolare in quanto il portiere titolare della Barrese e in questo momento è infortunato e quindi oggi non giocherà tra i pali. Quindi un atteso ritorno dopo diversi anni da parte di Alessio Salamone alla chiusura della porta della nostra squadra del cuore, che sa un po' di nostalgico di quei campionati dove la Barrese era nei primi posti delle classifiche dei vari gironi. Vi ricordo che siete sempre al Giuseppe Bonfirraro di Barrafranca, ancora purtroppo si gioca a porte chiuse, vedremo quanto prima si potrà avere il pubblico sugli spalti per essere il 12° uomo in campo. Intanto la squadra del Riesi sta facendo il suo ingresso in campo, sono già pronti per iniziare questa giornata di campionato. La Barrese è ancora negli spogliatoi perché sta facendo il riconoscimento con l'arbitro, quindi tra pochi minuti inizieremo il calcio d'inizio della settima giornata del girone F. Un gennaio solo.
Ho preferito Grazie.
è arrognoso per riesco. Ma che c'è il secondo appoggio? Il quarto d'ora o prima della partita che voglio degli spogliatori. C'è un ulteriore appoggiamento per le vittime della vittima. Isabella Rodriguez. Arriva. Adesso salta.
Alessandro, in mezzo a tre però non riesce a passare, quindi la palla viene recuperata dal Riesce. Carciocco, Parasuco, Carciocco, la palla di nuovo a Carciofolo, il nostro mediano che smista palloni per gli attaccanti, però non è riuscito a dare esattamente il pallone sui piedi di Alessandro, quindi la palla al Riesi, che però viene prontamente recuperata dalla Barresa. Adesso un'ottima azione da parte di Aula, che però non riesce ad agganciare il pallone, quindi la palla ritorna al Riesi, che spazza in avanti in direzione del centrocampo, dove c'è Omar che recupera la sfera e la passa a Pilato. Ferraro tenta il tiro, gol della Barresa, siamo sul 2-0 per la Barresa quando stiamo al settimo minuto di gioco. Il primo gol anche per Ferraro, il nuovo acquisto di quest'anno, acquistato appunto per rinforzare il centrocampo, ha sfoderato una delle sue prodezze. Partita che si mette subito in discesa per la Barrese, che in questo momento si trova, ricordo, alla penultima posizione in classifica, dietro a solamente il Riesi, che è ultimo in questo momento. Buonaventura, Ferraro, un ottimo pressing da parte della Barrese, Avola non riesce a recuperare la sfera e quindi palla Riesi, che però viene prontamente recuperata da Omar, che la può smistare a Pilato, che si trova sulla fascia. Gentile, Omar, nuovamente a Gentile. Resta lì, Avola, che però non riesce a pretendere la palla in campo, rimessa laterale a favore del Riesi. Ci sarà nuovamente palla laterale a favore del Riesi. Palla recuperata da Ferraro, che però non riesce a servire perfettamente Pilato. La palla viene recuperata e messa in mezzo da parte del Riesi, però Salomone si fa trovare e quindi blocca il cross che era stato situato dal difensore del Riesi. Gentile,
indietro verso il portiere, col rilancio verso Bonaventura, che però è completamente sbagliato, e quindi la palla finisce rimessa laterale. Guardare sta palla, Pilato con il pallone verso Alessandro, di nuovo per Pilato, che la allarga verso Gentili dalla parte opposta del campo. Avola, Carciofo, Ferraro, di nuovo a Carciofo, lancio lungo verso Pilato, che riesce ad agganciare, era Alessandro che era riuscito ad agganciare la sfera e non farla finire in rimessa laterale. Buonaventura cerca il lancio lungo verso il centro della difesa avversaria, ma la palla viene recuperata da Alessandro, che prova con una serpentina all'interno dell'area di rigore, che però non gli riesce. Di nuovo Alessandro, Pilato, che però si dimentica il pallone, quindi si conclude con un'ottima occasione per la Barrese, che poteva portarsi un vantaggio di 3 gol in 10 minuti. Gentile, Avola, che però si porta il pallone fuori dopo un controllo non perfetto con il destro. Spazzata via da parte di Ferraro dopo un'ottima azione da parte del Riesi. C'è Bonaventura che però viene ignorato, la palla è nuova a Carciofolo, che adesso vede Bonaventura e gliela dà. La palla ha Pilato dopo un rimpallo sfavorevole per il giocatore del Riesi, ma la palla viene recuperata prontamente dal numero 9 rosso azzurro, Ferraro. Omar tenta il tiro, ma è un tiro molto debole, molto centrale, che non impensierisce la difesa del Riesi. Riese, che preferisce ricominciare dal portiere, che l'allarga verso il terzino destro. Vai, puoi salire, Lancio lungo da parte di Carciofolo in direzione di Alessandro, che però non riesce a servire Paolo al centro dell'area. Dai, di no.
Aita. Non impensierisce il portiere della formazione di Casale, che finisce largamente sulla sinistra della porta protetta da Salamone. Para su. Omar. Gentile. Adesso di calma Ita, veramente dopo che era stato fatto in favore della formazione di Dias. A rientrare da parte del Riesi, che però viene segnalato il fuorigioco da parte dell'arbitro. Quindi ci sarà calcio di punizione per la Barrese, in quanto era stato fischiato il fuorigioco. Bonaventura, para su. Omar. Palla nuovamente a Omar. 1-1, Avola. Filippo, che però non si intende con il compagno di squadra, quindi ferisce il pallone sul fondo. Non si sono chiamati i due, quindi Avola voleva il pallone sull'esterno, invece Alessandro ha cercato di dare un pallone filtrante, che però è finito direttamente sul fondo. La difesa, ma il pallone è finito fuori. Ora. Gentile. Paola, però non controlla il pallone, quindi palla nuovamente in possesso del Riesi, che la perde in un attimo, in quanto il passaggio è completamente sbagliato. La palla è finita in rimessa laterale. Ferraro. Spara su. Omar. Ferraro. La palla viene impallata dal giocatore del Riesi, quindi sarà di nuovo rimessa laterale per la Barrese, completamente battuta da Gentile. Bonaventura. Pilato, che si era allontanato dal gioco della propria squadra da un paio di minuti, adesso è stato nuovamente chiamato in causa dopo che la Barrese aveva spinto sulla fascia sinistra in questi ultimi minuti di gioco. Con il lancio di prima verso Alessandro, che però viene trovato un gioco in fuorigioco, quindi l'arbitro ha decretato il fuorigioco per la Barrese. Palla nuovamente battuta dal Barrese, in questo momento si trova sulla parte centrale del terreno di gioco, ma
adesso la palla nuovamente alla difesa, stanno cercando palla da sinistra a destra, cercando di trovare dei varchi nella difesa della squadra di calcio. La palla nuovamente in fallo laterale. Omar Ferraro. Allora, che riesce a trattenere il pallone dandolo al compagno di squadra Ferraro, però Braccato non riesce a tirarsi, quindi la palla è stata ripresa dal Riese. Pilaro. Alessandro è stato trovato nuovamente in posizione irregolare, questo è il secondo fuorigioco fischiato in favore del Riesi in pochissimi minuti. Alessandro che deve cercare di trovare la difesa del fuorigioco. Adesso la palla era buona per Alessandro che si trovava in posizione regolare, ma era troppo lunga, quindi no, ha accennato uno scatto che però non si è più visto. Siamo arrivati al 20° del primo tempo, siamo sul risultato 2-0 per la formazione rosso-azzurra. Adesso preso in campo da parte della formazione di casa, il pallone viene recuperato da Parasuco, poi Avola. Ferraro in pressione sul centrocampista del Riese. Ora largo, ora largo, maestro, ora largo. Tagliela, tagliela. Un ottimo recupero da parte di Diavola, però non si può recuperare il Riese, grazie ad un fallo favorevole recupera la spesa. Tira! Non viene rischiato dal direttore di gara. Adesso il mio lungo da parte di Salamone verso Alessandro. Pilato di prima, di nuovo verso Alessandro che cerca di controllare la palla, poi al tiro che viene deviato in calcio d'angolo. Quindi calcio, il primo calcio d'angolo della partita in favore della squadra di casa, che viene battuto da Pilato. Calcio d'angolo battuto da Pilato che cerca il cross ma finisce direttamente nelle mani del portiere della squadra. Vai adesso! Buona, buona! Buongiorno! Riesi che però viene trovato fuori gioco. L'arbitro ha fischiato il fallo in favore alla Barrese, battuto prontamente da Bonaventura verso Pilato. Perciò di nuovo a Pilato. Si fa vedere Filippo Alessandro che riceve il pallone e cerca
in mezzo a due di destreggiarsi, ma la palla mi sa che è finita fuori, ma il rivolgimento del direttore di gara non se ne è accorto. Ferraro, fallo in favore alla Barrese e cartellino giallo per il numero 13 del Riese. C'è anche un altro giocatore del Riese a terra, molto dolorante, appunto vedo, sembra aver preso un pestone sulla caviglia. Adesso il direttore di gara si avvicina verso il terzino della squadra per sincerarsi delle sue condizioni. Intanto alcuni giocatori si dissetano, perché anche se non fa molto caldo, però il sole picchia parecchio. Si rialza in questo momento il giocatore del Riesi, vistosamente zoppicante, esce dal terreno di gioco in questo momento, vedremo se riuscirà a rientrare in poco tempo. Alla battuta Carciofalo e Pilato, anzi scusate, sì, no, esatto, Carciofalo e Pilato. Sembra che Pilato sia a calciare il calcio di punizione, gol direttamente di punizione da parte di Matteo Pilato, che è al sesto centro stagionale, quindi una media di un gol quasi a partita. Un nuovo bomber della Barrese, che ha segnato direttamente su calcio di punizione. Siamo sul risultato di 3-0 al 25esimo minuto di gioco. Rilancio lungo da parte dell'estremo difensore del Riesi, che proviene recuperato prontamente da Parasuco. C'è intanto un giocatore a terra da parte del Riesi, quindi Pilato mette il pallone fuori dal rettangolo di gioco. L'arbitro richiede il cambio perché non riesce più a continuare, il giocatore si era fatto male pochi minuti fa, non riesce a camminare, quindi si è accasciato a terra. Quindi ci sarà un cambio, un costretto da parte del Riesi, in quanto il numero 19 non riesce quasi ad appoggiare il piede sinistro a terra. Viene accompagnato da Bonaventura e Carciofalo fuori dal rettangolo di gioco. Nel frattempo è entrato il numero 2 per la formazione giallorossa. Palla restituita alla formazione di casa, che viene raccolta da Parasuco. Omar, Carciofalo, Omar. Lancio lungo verso Avola, che è in posizione regolare,
che ha provato a beffare il portiere, ma viene completamente deviato da parte della gamba del portiere, quindi la palla non è uscita grazie al recupero del difensore. Adesso Omar, che ha provato a mandare in velocità Gentile, però non ci è riuscito, quindi rimessa laterale battuta dalla Barrese. Carciofolo apre nuovamente verso Pilato, Bonaventura si accentra, ma il cross da parte di Pilato viene preso dall'estremo difensore giallorosso. Rilancio lungo da parte del Riesi, che viene intercettato dal capitano della formazione di casa, ovvero Parasuco. Gentile mette in fallo laterale, prontamente battuta la rimessa da parte del Riesi, palla adesso al numero 20 giallorosso, che è braccato da tre giocatori della Barrese. Il 21 ha cercato un tiro da lunghissima distanza, solo che il tiro è andato completamente sballato e quindi è finito quasi sulla bandierina del calcio d'angolo. Intanto il numero 19 della formazione ospite sta rientrando lentamente nella propria panchina, lo vedo abbastanza zoppicare, quindi credo si tratti di un problema molto molto serio. Carciofolo, lancio lungo verso Pilato, che però viene intercettato dal neoentrato, il numero 2 per la formazione ospite. Ciao ragazzi. Arbitro che ha dato l'ok di proseguire, in quanto c'era stato un fallo sul giocatore del Riesi, ma la palla viene prontamente recuperata da Omar. Ferraro, Bonaventura, intanto c'è un giocatore a terra del Riesi, un altro giocatore, si tratta dell'esterno di attacco che ancora si trova a terra. Adesso l'arbitro si avvicina per sincerarsi delle sue condizioni. Siamo quasi al 35esimo del primo tempo, siamo sul risultato di 3-0 in favore della squadra di casa, quindi Barrese, che in questo momento si trova a 8 punti in classifica. Pallone che viene restituito a Salamone, che allarga verso Omar. Carciofolo che non si intende con il proprio compagno, quindi palla recuperata dal Riesi. Parasuco recupera la sfera e l'allarga verso Bonaventura. Parasuco l'allarga verso il lato opposto della propria area di competenza. Omar. Alessandro. Ferraro, che commette fallo sul giocatore del Riesi, quindi sarà calcio di punizione sulla tre quarti di campo della formazione ospite. Lancio lungo da parte del difensore giallorosso, che però viene intercettato come sempre da Omar, quindi la palla a Carciofolo. Avola, Gentile,
che prova ad andare sul fondo, c'è Alessandro che si era avvicinato a lui ma non riesce a trovarlo. La palla recuperata da Bonaventura dopo un controllo non perfetto da parte dell'esterno del Riesi. Bonaventura che aveva toccato il pallone, seppur magari involontariamente non se n'era accorto, quindi rimessa laterale in favore per la squadra giallorossa. Ottima partita da parte di Gentile dopo i primi minuti di incertezza con il compagno di reparto. Adesso sta sfornando veramente un'ottima prestazione nei primi 35 minuti di gioco. Controllare il pallone e quindi la palla
viene comandata l'arbitro, sarà rimessa da parte del Riese. Centro un po' avanti, non ci arriva fino a lì, ma come lo va a arrivare fino a lì? Palla che viene svirgolata da parte del terzino destro della formazione ospite, quindi sarà rimessa laterale in favore della Barresa. Omar che comincia a fare su Buonaventura, che però non riesce ad arrivare sul pallone, quindi sarà il Riesi a battere il fallo laterale. Buonaventura Parasuco verso Carciofolo, nuovamente verso Parasuco. Omar che la lancia verso Filippo Alessandro, la riceve Matteo Pilato che la di nuovo di prima la lancia verso il compagno di squadra. Adesso Pilato si è centrato, fuorigioco fischiato da parte del direttore di gara, il terzo fuorigioco nella prima metà di gara, fischiato a Filippo Alessandro. Ferraro che aveva intercettato il pallone calciando di prima, però svirgolandolo e calciando alla destra della porta difesa dal piede. Azione in attacco da parte del Riesi, e però non si concretizza e la palla viene bloccata direttamente dall'estremo difensore rossoazzurro. Parasuco, Buonaventura, lancio lungo verso Ferraro che controlla il pallone, dolcemente lo passa Avola che non riesce a prendere il pallone, ma la rimessa laterale è stata comunque battuta dalla formazione di casa. Omar sempre di testa a recuperare il pallone. Adesso Parasuco, Carciofolo, Avola che si è spostato sulla destra, al centro c'è Matteo Pilato e sulla sinistra abbiamo Filippo Alessandro. Carciofolo, Omar, c'è Filippo Alessandro che chiede il pallone, si arrabbia con il compagno che ha completamente sbagliato il passaggio cercando di servire Avola che era sulla destra. Palla nuovamente a Buonaventura, vicino c'è Avola che si accentra, la passa di nuovo a Carciofolo che allarga verso Omar che però non riesce a controllare bene la sfera. Gentile che aveva recuperato il pallone però non riesce a trattenerlo, quindi palla nuovamente al Riesi che ritorna sul difensore della propria squadra. Ricordiamo che c'è un ammonito per un fallo. Prova! Ottima difensiva da parte dei due dai. Della formazione di casa che riescono a impensierire l'attaccante avversario, quindi ha tirato molto debolmente verso la porta difesa da Salamone. Avola,
che riceve un pestone, l'avversario si va subito a scusare con l'avversario. Ferraro, per Cioffolo, para su, la palla ad Avola, Alessandro che la può allargare verso Ferraro, da lì ad Avola che tenta il tiro ma viene bloccato dall'estremo difensore in maglia giallorossa. Manca un minuto più recupero alla fine del primo tempo della settima giornata del girone. Partire c'è un'azione da parte quindi Omar spazza verso il centrocampo, la palla nuovamente a Carciofolo che di prima cerca di servire Pilato che si è nuovamente riposizionato sulla destra. Fallo da parte del difensore in maglia giallorossa che viene anche lui ammonito per una chiara occasione da parte di Matteo Pilato che viene travolto e quindi ci sarà calcio di punizione in favore alla Barrese. Battuta di Francesco Avola e Matteo Pilato, Pilato che cercherà sicuramente una soluzione a rientrare verso l'area di rigore avversaria, invece Avola sicuramente cercherà un pallone a giro che tenderà leggermente ad uscire in modo tale da trovare qualche compagno che per la sferzata di testa verso la porta avversaria. Pilato che con una deviazione prende nuovamente la porta, però in questa volta è sfortunato e prende il palo. Adesso azione di partenza da parte del Riesi che viene spintata dal capitano Parasuca. Adesso Omar che sventaglia verso Avola, i due esterni in questo momento sono sulla stessa parte di campo. La palla nuovamente a Parasuco che arriva al portiere Alessio Salamone. Carciofolo nuovamente Parasuco, Avola in pressione. Palla spazzata via da Omar in quanto c'è ancora Bonaventura a terra sulla linea di rimessa laterale. Sicuramente avrà ricevuto un pestone e si trova ancora a terra. È scaduto il primo tempo, vedremo quando farà recuperare il direttore di gara, un paio di minuti visto il cambio che ci sono stati durante il primo tempo. L'arbitro comanda al giocatore di mettersi più indietro rispetto alla sua quando la palla era uscita nettamente più indietro rispetto a dove. Palla restituita da parte del Riesi alla formazione di Cassa che riparte con Parasu da questi a Carciofolo. Bonaventura che si è ripreso, sembra essersi ripreso molto bene. Allora, si è finito il primo tempo.
tempo. Prego, noi ci risentiamo fra un po' per un commento sulla prima parte del gioco, da parte delle due formazioni. Dai, dai! Non so neanche come se ne vanno, perché questo lo mangio da me, è una perla. Ma se vedi, vero?
quanto un ragazzo. Con l'elite del campionato elite. Campionato elite. Come me chiudono lo quanto fa. Quando uno cambia, nello 5 anni cambia dei giocatori. Io faccio un po' di fare, ma forse, su Carlos? Lui si è tappato. Un bambino appena fatto delle cose. Abbiamo fatto la fatta. Hai la volta, sì. C'era l'immagine, no, che si mette dopo la macchina, c'è il sito. Bella si vede, no? Abino. Sì, l'audio non si sentiva. Con l'audio? L'audio non si sentiva proprio. Ma c'è la sopravvissione del risultato? No, ma la c'è la sopravvissione. La cosa bella è la... Abino! Si vede bene. Non mandavolo! Non abbigliasti come fai, con le gaste. Tu cari mia madre! Lo faccio darsi, forse non me. Il fatto è che sono io solo, quindi tra la telecamera e il telefono non è difficile. No, no. Anche il tender è parlato, è persona da fare. Occello complimenti all'arbitro, davvero bravo è stato. Bomba, cos'è va a vedi che si sente. In ogni annata sua, per chi si fosse collegato solamente adesso, siamo sul risultato di 3-1 in favore della Barrese con 3 gol nei primi 12 minuti di gioco che hanno portato a segno il su calcio di punizione Matteo Pilato, poi Avola Giuseppe con che ha segnato il primo gol, l'altro gol che è stato segnato nuovamente da Pilato. Vi ricordo che siete sempre al Giuseppe Bonfirraro di Barafranca, la partita è ancora purtroppo a porte chiuse, quindi vi terremo compagnia noi fino a quando non si potrà ritornare sulle tribune del Giuseppe Bonfirraro. In questo momento ci sono i giocatori della Barrese che si stanno riscaldando con in porta il terzo portiere al momento della formazione di casa, che è Angelo Alessio Toscano. Thank you.
Le squadre stanno per ritornare in campo, quindi tra poco inizierà il secondo tempo di Barrese contro Riesi. Ricordo che il Riesi in questo momento si trova in ultima posizione in classifica e la Barrese si trova alla penultima posizione, quindi uno scontro che vale molti molti punti rispetto a quelli ai tre normali, anche per il morale delle due squadre che in questo momento nel secondo tempo si invertiranno parti del campo. Secondo tempo iniziato da pochi secondi, pallone a Parasuto, in Brescia che tocca il suo pallone, cerca di fare un numero salutare, però non riesce. Avanti, la palla carambola a Pilato, cammina male, gli viene fronteggiato dal terzino entrato nel primo tempo a causa di infortunio del numero 19, e quindi la palla è andata in rimessa laterale partita da Bonaventura. Omar si avvicina Ferraro, guarda su, lancio lungo verso Brescia che non trova nessun compagno di squadra, in quanto erano rimasti qualche metro indietro. Aspetta, non c'era.
Mancia lungo da parte di Paratore in direzione di Alessandro, che di prima serve il compagno Pilato, che cerca un 1-2 che però non si concretizza e la palla viene messa in fallo laterale. Abbatterà il numero 2 della formazione ospite. Carciofolo, Omar, Ferraro, Carciofolo, la Mina, Buonaventura, Impresci, Pilato, che prova a metterla al centro ma non trova nessun compagno perché non riesce a prendere la sfera Ferraro, quindi la palla nuovamente gira giallo-rosso. Buonaventura con un ottimo intercetto lancia la palla verso Pilato in posizione non fare palla regolare, lancia verso il centro del campo, però non trova nessun compagno e quindi dai ora palla fuori gioco, riesce era cosa fuori gioco deciso fuori gioco. Occasione sprecata da parte del Barrese con Avola che tira sull'esterno della rete dopo una situazione in cui il portiere e Rocite si trovavano in 2 contro 1 direttamente contro il portiere. Si lamenta un po' il compagno di squadra Filippo Alessandro perché voleva che Avola gli lasciasse la palla per immolarsi da solo verso la porta guarnita della formazione del Riesi. Ferraro che viene atterrato, quindi il fallo in favore della Barrese che verrà battuto da Carciofolo. Allora, Filippo Alessandro si trova in posizione regolare, un tocco morbido da parte di Ferraro, un'ottima parata da parte dell'estremo difensore del Riesi che mette la palla in calcio d'angolo, quindi lo batterà il bomber storico della formazione rosso-azzurro Filippo Alessandro. Si avvicina lui anche Avola, magari uno schema. Palla Carciofolo e si inserisce al centro, il colpo di testa di Omar con un'altra ottima parata da parte dell'estremo difensore del Riese, quindi la palla nuovamente in calcio d'angolo verrà battuta questa volta da destra. Una vita fa il pallone di Matteo Pilato che cercherà un cross a rientrare per cercare qualche compagno in modo tale da poter prendere la testa, cosa che non si concretizza, quindi ci sarà nuovamente calcio d'angolo. Si avvicina alla bandierina anche Filippo Alessandro, chiama il pallone estremamente verso Impresci. Pilato da solo contro 4 gioca, non la buttare ora mette la verso il 20 della formazione avversaria con un fallo in attacco sul numero 3 della formazione di casa che rimane a terra, sembra aver ricevuto un colpo alla testa. Questo gol Omar, gentile.
palla completamente fuori misura in direzione Carciofolo, l'arbitro è rimasto qualche metro indietro, Mar svirgola, para su con il tacco, cerca di spazzare via il pallone, alla fine Ferraro lo spedisce in rimessa laterale sulla linea del centrocampo. La finisce, giocala in Brescia che recupera il pallone adesso, però si fa togliere la frontiera da parte del anche giochiamo la palla 2 rimessa laterale da parte della Barrese battuta da Bonaventura, anzi calcio di punizione, scusate, che verrà battuto dal capitano Parasupo al centro verso Ferraro che è completamente libero, lancio verso Avola che riesce a controllare il pallone, salta un avversario, cerca di mettere un cross al centro, però non c'è praticamente nessuno, quindi la palla recuperata da Carciofo, filata Bonaventura, Ferraro filata, lancio verso Avola però impreciso, quindi la palla viene recuperata dal giocatore del Riesi. La rimessa laterale sarà in favore della squadra ospite dopo che in Brescia ha messo in fallo laterale. Un ottimo inizio da parte di Brescia, che non vedevo giocare da un po', quindi un'ottima notizia anche per quanto riguarda il centrocampo della squadra allenata da mister Ferrini, che ha tante soluzioni sia a centrocampo che in difesa, anche visto i diversi infortuni che ci sono all'interno della squadra. Ricordiamo che Ventura, dopo le due partite da titolare che aveva fatto, una contro il Niscemi e una contro il Gela, si è nuovamente infortunato, quindi sarà fuori ancora per un po'. Palla al numero 10 Riesi che prova a mettere la palla al centro, il solito Mara che è sempre pronto a intercettare il pallone. Bonaventura che ha ricevuto un tastone della terra, in questo momento c'è il fallo da parte del difensore del numero 24 della formazione giallorossa che va a chiedere scusa al giocatore avversario, ma viene lo stesso ammonito dal direttore di gara che in questo momento, fino a questo momento, sta svolgendo un'ottima partita sia da una parte che dall'altra. Intanto si è rialzato Bonaventura che mette sempre tutta l'anima per questa squadra. Io lo ricordo fin da piccolo, in quanto eravamo compagni nel settore giovanile. Io ho sempre messo questa grinta in qualsiasi partita. Alla battuta Parasupo si avvicina Ferraro per ricevere il pallone, ma Parasupo cambia completamente idea e lo larga verso Bonaventura. Carciofo, Omar, lancio lungo verso Filippo Alessandro che con uno scavetto tira il 4-1 per la formazione di casa, un bellissimo gol da parte dello storico bomber della Barrese che praticamente più di 40 anni segna ancora gol del genere. Se non ricordo male dovrebbe essere il primo gol stagionale per il numero 10 rosso azzurro. Grande Vivo! Infatti che ci sono il primo posto.
lasciare, beh, se fa la prima categoria poi lì. Siamo al 56esimo del secondo tempo, siamo sul risultato di 4-1 in favore della formazione di casa, con il quarto gol siglato da Filippo Alessandro con un bellissimo scavetto ai danni del portiere, che è rimasto beffato in quanto era uscito leggermente dai pali, quindi Filippo Alessandro ha potuto fare gol con un pallonetto delizioso. Parasupo, Carciofolo, Bonaventura, di nuovo a Carciofolo, Ferrara, Pilato, in Brescia, e con la sua velocità può impedire mai la difesa avversaria, la palla in questo momento ad Avola, che cerca un compagno libero ma si allunga il pallone, quindi viene recuperata dal difensore del Riese, ma non si concretizza questa azione perché c'è il solito Omar sempre presente su ogni palla. Parasupo, Bonaventura, Pilato, fuori gioco fischiato a Filippo Alessandro, che si trovava tu per tu con il portiere dopo un ottimo scatto, ma purtroppo non si è concretizzata questa nuova azione da parte della Barresa. Il direttore di gara che ha qualcosa da dire al difensore del Riese. Facendo di stare calmo anche il numero 5 della formazione. Un ottimo arbitraggio da parte del direttore di gara, che fino a questo momento si è comportato in maniera egregia. Un lancio completamente sballato da parte del portiere, la palla ad Avola che si allunga leggermente il pallone. Che era stato intercettato dal compagno di squadra Filippo Alessandro, che viene messo giù, però non c'era stato nessun fallo fischiato da parte dell'arbitro. In questo momento Riesi in attacco con Carciofolo che trattiene molto evidentemente il numero 18 della formazione ottica, quindi viene ammonito. Siamo al secondo ammonito per la formazione di casa. Ricordiamo, Avola è stato ammonito nel primo tempo e Carciofolo è stato ammonito al quarto d'ora della ripresa. Palla recuperata dalla Barrese, lancio lungo da parte di Carciofolo, direzione di Filippo Alessandro, che in questo momento si trovava in posizione regolare, ma l'arbitro non è stato di questo avviso, quindi ha fischiato il fuorigioco. Si chiama la posizione del calcio di punizione. Ah, quindi con il calcio di punizione da parte della formazione ottica. Tutti quattro gol erano da annullare. Bonaventura che cerca di riprendere il controllo alla spalla. E chi è sta cosa? Che vince la Coppa Campioni? Il raddoppio che però non c'è concretizzato da parte della formazione di casa, quindi il fallo è stato fischiato in favore del Riesi. Adesso la palla al numero 21 che allarga la palla verso l'esterno della formazione ospite, che però viene intercettata dal numero 3 della Barrese e quindi viene messa in fallo laterale. Cross al centro dell'area dove Bonaventura tocca leggermente il pallone ma rimane sempre nell'area di rigore. In Brescia con un ottimo contrasto
riesce a recuperare la palla che finisce a Bonaventura che la scaraventa in fallo laterale. Azione sprecata da parte del Riesi che finisce sulla parte esterna della rete della porta difesa da Alessio Salamone. Ricordiamo che è stato un piacevole ritorno dell'estremo difensore dopo diversi anni fuori dal rettangolo di gioco. Per questa stagione sarà il secondo portiere della formazione di casa. Ricordiamo che il portiere titolare in questo momento è infortunato, quindi c'è anche un'ottima riserva come Alessio Salamone. Sono lui! A difendere la porta Diego Sabazzurri. Quindi possiamo dire che siamo in mani sicure, rigore per la Barrese e ammonizione per il numero 21 della squadra ospite. Intanto Pilato rimane a terra, probabilmente anche a causa di qualche abbiamo il capitano della squadra ospite che aiuta il numero 18, anzi il numero 15 della formazione di campionato. Intanto ci saranno due cambi per la Barrese e altri due cambi per la formazione ospite. Entrerà Gaiolo e Nicolò. Esce Omar ed entra il numero 14 Gaiolo, ormai un veterano di questa squadra, un nuovo spogliatoio di questa squadra, praticamente quasi a 40 anni e ancora uno degli animi di questa formazione. Esce il numero 11 Matteo Pilato ed entra il numero 16 Giorgio Nicoletti. Pensavo fosse calcio di rigore, invece è punizione dal limite dell'area di rigore. Evidentemente il fallo è stato commesso a pochi centimetri della linea dell'area di rigore. Sulla battuta Filippo Alessandro, vicino a lui anche Mattias Ferrari. Vedremo se proveranno uno schema. Calcia direttamente sulla barriera, vedremo un fallo di mano da parte del giocatore giallorosso. Gaiolo che prova un tiro a giro con il sinistro, che pur non essendo il suo piede dominante, che però non impedisce il portiere e viene bloccato prontamente. Palla al numero 20, adesso uno dei nuovi entrati che però viene intercettato dal numero 3, ovvero Gentile. In prescia che recupera il pallone Ferraro, Buonaventura che praticamente ha preso il posto di Omar al centro della difesa, ha preso la palla ad Aula, Carciofo. Pallo fischiato su Carciofo, quindi ci sarà punizione per la Barrese. Paranzuco che si è spostato sulla sinistra, invece Buonaventura è andato sul centro destra
della difesa della squadra di casa. Nicoletti che tocca il primo pallone, se però non riesce a prenderlo. Brutto fallo da parte di Bonaventura, che viene ammonito, il terzo ammonito per la squadra di casa dopo Avola e Carciofo. Come avete sentito, Salamone chiama 4 giocatori in barriera per essere sicuri di coprire la maggior parte dello specchio della porta. Sul pallone in due per la formazione del Riesi, il numero 7 e il numero 23 che in questo momento se lo andano, quindi batterà il calcio di punizione il numero 7 giallo rosso. Ottima parata da parte di Salamone, che riesce ad allontanare il pallone sulla linea laterale. Adesso fallo commesso da parte di Nicoletti. Siamo al 25esimo del secondo tempo, siamo sul risultato di 4-1 per la Barrese. Ricordiamo che c'è stato un gol di Avola, un gol di Pilato, un gol di Alessandro e un altro gol di Pilato. Palla spazzata via al capitano, in questo momento c'è un fallo ai danni di Brescia, quindi un'ottima occasione per respirare quei pochi secondi da parte della formazione di casa per riconcentrarsi e ricompattarsi dopo gli ultimi minuti di assedio da parte della formazione. Brescia che stoppa il pallone molto bene, la palla ad Alessandro Ferrari, corrigiato in Brescia, la palla è stata già battuta da parte della formazione ospite con il capitano che cerca il numero 9 e lo trova, in questo momento fronteggia il capitano. Un'ottima, un fallo da parte del numero 6 della formazione di casa, che viene ammonito anche lui, quindi ci sarà un altro calcio di punizione dal limite in favore del Riesi. Palla leggermente alta sopra la traversa che era indirizzata verso
l'angolino alto da parte della porta difesa da Salamone. Tanto ci saranno altri due campi per la Barrese, il numero 18 e il numero 17. Esce Gentile dopo un'ottima prestazione ed entra un altro Nicoletti, sto parlando di Vincenzo, dopo che l'ultima partita casalinga era stato espulso per doppia ammunizione, ed entra il numero 18 che molto probabilmente andrà a prendere il posto di Gentile. Invece si inserisce a centrocampo e Nicoletti a fare il laterale sinistro. Salamone chiama il lancio lungo in favore di Gaiolo, che controlla il pallone da questi ad Avola, palla nuovamente a Gaiolo che con un colpo di tacco cerca di controllare la step, però non riesce il controllo. Lancio completamente sbagliato del difensore centrale del Riesi all'indirizzo del suo compagno di squadra, il numero 7, che finisce direttamente in fallo laterale. Un altro fallo commesso da Bonaventura ai danni dell'attaccante del Riesi, cosa che mi sembrava un tocco leggero, però l'arbitro ha sanzionato con il fallo. Un doppio intervento da parte del capitano della Barrese, che è riuscito a smanacciare la palla, adesso recuperata da Gaiolo, però l'arbitro dice che non c'è fallo. Ferraro. Alessandro, che apre all'indirizzo di Impresce, che si allarga sulla sinistra, palla verso Nicoletti, che però viene intercettato dal difensore del Riese, quindi ci sarà calcio d'angolo che andrà a battere sicuramente Filippo Alessandro. Sale anche nell'area di fuori per cercare un colpo di testa per il 5-1. Oh, Tex, sulla tifara, Tex. Sulla tifara. Allora già ero con un po' di convinta da mandare a porta. Cioè, si vede, la porta. Nicoletti. Alessandro. Rossa al centro, fuori gioco fischiato al numero 1 di Maria Colina. Posizione già battuta da parte dell'ospite. Lancio lungo che però finisce tra i piedi del numero 6, rosso azzurro. Ferraro. Gaiolo. Rimessa laterale in favore del Riesi, che viene intercettato da Nicoletti. Bravissimo!
grazie. Vai ragazzi, forza! Lancio lungo verso l'esterno da parte del giocatore del Riesi, ma la palla finisce in fallo laterale, quindi sarà ancora in possesso della formazione ospite. Ferraro con l'esterno verso Filippo Alessandro con una gran falcata in Brescia, fa dare il pallone che mette al centro, viene toccato da un difensore avversario, quindi la palla ad Aula che tenta il tiro ma finisce alto sulla traversa. Dal difensore, dalla formazione ospite, però l'arbitro ferma il gioco in quanto il portiere non era ancora rientrato nel rettangolo di gioco. Sentite che ieri hai soltanto quando segnali ieri. Il compagno adesso Nicoletti, vai in mezzo, guarda in mezzo, vai uno che ci va vicino, fallo da parte del numero 20 della formazione del Riesi, danni di Nicoletti, quindi ci sarà calcio di punizione in favore alla padella. Ferrari, Alessandro, Nicoletti, che tenta il tiro ma viene bloccato dall'estremo difensore avversario. Ora in mezzo. Palla nelle mani di Alessio Salamone dopo una parata non perfetta che carambola sul suo compagno di squadra Bonaventura, ma fortunatamente torna nelle mani dell'estremo difensore. Intanto c'è il capitano, c'è il capitano della Barresa a terra e l'arbitro non se n'era accorto, adesso è arrivato per sincerarsi delle condizioni dopo che Parasuco aveva preso una ginocchiata nella coscia molto dolorosa, da quello che si vede, però si rialza. Intanto c'è un altro cambio da parte del Riesi, entra il numero 16. Parasuco che rientra nella propria area, pur effettuando con le giornate. Non dice niente.
calcio di punizione battuto dal numero 21 della squadra ospite. Il numero 2 della formazione avversaria che ha cercato un tiro di prima intenzione che però finisce direttamente in fallo laterale. Nicoletti che sta finendo un rigore per il Riesi dopo il fallo ingresso, non ho visto se dal numero 6 Parasuco o dal numero 18, vedremo chi andrà sul dischetto. Ormai praticamente il Riesi è rimasto con un uomo solamente sulla linea del centrocampo. E infatti tutta la squadra, ormai 9 undicesimi del Riesi, sono in posizione di attacco nel cercare di recuperare quanti più gol possibile negli ultimi 10 minuti di gara. Tiro centrale che spiazza Salamone, quindi siamo su 4-2. Palla battuta dalla Barrese, Ferraro ha il pallone, da Gaiolo, cavolo, cerca un compagno al centro, prova in Brescia che però non riesce a indirizzare bene il pallone, riesce di pochissimo sopra la traversa. Un ottimo intercetto da parte del numero 6 della squadra rossazzurra che mette in fallo laterale. Mancano 6 minuti più recupero alla fine del secondo tempo regolamentare. La palla che viene rimessa al centro del campo da parte di Nicoletti. Bonaventura che rimanda la palla praticamente in tribuna. Calcio d'angolo per la formazione del Riesi. Palla di pochissimo all'alto della porta della Barrese, non ha indirizzato la palla, è finita sul fondo. Alla battuta Salamone che chiama il lancio lungo. Da parte del
numero 2 della formazione ospite, quindi doppietta personale per Luna, che oggi che si sblocca finalmente il campionato. Quindi, siamo sul risultato di 5-2 quando mancano 4 minuti più recupero alla fine della partita. Niente tutta la nostra vigenza. Squadre che si sono allungate, Filippo Alessandro nuovamente in posizione regolare, dribbla il calciatore del Riesi mettendo la terra, però non riesce a concretizzare, un'ottima azione della gol che poteva portare il risultato sul 6-1. Ferraro. Parla di pochissimo al lato nuovamente di Filippo Alessandro, che sta cercando in tutti i modi di ottenere una tripletta. Vediamo se ci riusciranno gli ultimi minuti di gioco. Ah beh, adesso riusciamo così o no? Dai che lavora! Vai in mezzo all'aria, vai in mezzo all'aria, Lami! Ottima diagonale di Parasuco che mantiene il pallone in campo. Palla Gaiolo, Parasuco che cerca di mandare il pallone più avanti possibile. Adesso palla al numero 21 che tenta il tiro col sinistro, ma viene ribattuto dal giocatore alla Barrese. Bravo Giuseppe, dai, vai. Ragazzi, vai là. Ottima presa di Salamone, che quest'oggi si è destreggiato egregiamente tra i palazzi. No, perché mi fanno nervosi. Perché c'hai la cambe? Scusa, vedo già. Poi la prima a Poglia, e segniamo al 97esimo. No, 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 rimessa laterale in favore della Barrese quando è scaduto ormai il secondo tempo regolamentare. Vedremo quanti minuti di recupero darà il direttore di gara. Ottimo blocco da parte di Parasuco che lancia lungo verso Filippo Alessandro che controlla il pallone leggermente. Ferraro, nuovamente di prima verso il compagno che però viene intercettato dal difensore avversario. Adesso fallo di... l'arbitro da 5 minuti di recupero. Mangiala, voglio rilassare calmo, mi fa stare calmo.
calcio più forte. Calma! Che allarga verso Nicoletti. Vicino a lui c'è Imprescia che può ricevere il pallone, ma Nicoletti incespita, quindi la palla viene recuperata dal Riesi. Rimessa laterale in favore della Barrese, in quanto la palla era trambolata sui piedi del giocatore maglia giallorossa. Nicoletti alla battuta. Adesso Nicoletti, Alessandro, Ferraro, in prima intenzione verso nuovamente Filippo Alessandro che può provare il cross al centro dell'area. Saiolo non riesce a intercettare la colonna per pochissimo. Adesso c'è un fallo commesso da Giorgio Nicoletti ai danni del numero 7 avversario. Fallo in favore del Riesi, già battuto dal numero 23. Calcio d'angolo in favore del Riesi che proverà il tutto e per tutto per fare l'ultimo gol, visto che praticamente quasi 5 minuti di recupero sono scaduti, per portarsi almeno qualche gol in meno. Intanto salvataggio sulla linea in acrobazia da parte di Parasuco. In Brescia che era stato trattenuto molto evidentemente, in maniera molto evidente da parte del centrocampista del Riesi, ma l'arbitro ha detto di proseguire. Adesso la palla viene spazzata dal numero 18, in Brescia non riesce a controllare, fischiato il fuorigioco in favore della Barrese, quindi si ripartirà con un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Quindi partita praticamente finita, siamo sul risultato di 5-2. Sono gli ultimi istanti ormai del match. Barrese che vince e convince in casa. Adesso dovrebbe sfatare il tabù in esterno, in quanto anche l'anno scorso non riesce a vincere fuori casa. Gagliolo viene intercettato al numero 2, ma la rimessa sarà in favore della Barrese. Vabbè, fammi un massaggio come perché ora come ora. No? Da pochi istanti il direttore di gara fischierà la fine del match, intanto c'è la palla da parte della Barrese, palla al numero 9 che sventaglia direttamente verso l'esterno della propria squadra. Gaiolo che ormai è dappertutto, si trova anche in posizione stabile ormai sulla linea di centrocampo. Calcio d'angolo per la Barrese, evidentemente c'era stato un tocco, calcio d'angolo per il Riesi, scusate. Evidentemente c'è stato un tocco di un giocatore alla Barrese che noi da qui in tribuna non abbiamo visto, noi della radio. Si è finita la partita della Barrese contro il Riesi, il risultato di 5-2 con doppietta di Filippo Alessandro nei suoi primi due gol stagionali.
tutto sommato arbitrata in maniera decente da parte dell'arbitro, con pochissimi errori che devo dire che ha fatto un ottimo lavoro. Quindi noi ci risentiamo per la prossima partita, finisce qui la diretta tra Pavese e Rieti con un ottimo risultato per la classifica. Pavese che si porta 8 punti e Rieti che rimane sempre più distaccato in fondo alla classifica. Arrivederci a tutti, buona serata.